Un altro appuntamento alla stazione di Pistoia con il fischio di partenza della Quarentana Express, il vecchio treno affollato di piccoli e grandi passeggeri alla scoperta di come si viaggiava lungo la Transappenninica, la strada ferrata che fece la storia d'Italia. Un viaggio nel tempo tra natura, bellezza e antiche tradizioni. E cosa racconterai quando torni? L'esperienza vissuta. Bella. Tutto quello che ho fatto. Canto che ero stata nel treno. Sono salito. Che è un'esperienza che non si può fare tutti i giorni. È una bella esperienza, è un treno storico, quindi guardiamo. Soprattutto può essere utile per i bambini. Ci piace esplorare intorno di Pistoia e montagne pistoiese. Soprattutto per i bimbi, farli vedere anche come i treni si sono evoluti, insomma, penso sia importante anche per loro. Cosa ti aspetti? Un bel viaggio, massimo dell'adrenalina, tutto un panorama mozzafiato. Io non mi aspetto un bel viaggio, mi aspetto la massima velocità. Bellissima esperienza. E che si vedono molti posti interessanti. Sì, una tante sorpresa. E il treno Alessia tutta. Sì. Mi aspetto che sia molto bello. E che si vedono molti posti interessanti. Di vedere un po' di animali, poi di sentire l'aria fresca delle montagne, di vedere tutto il paesaggio bello. Sì, tanto. Questo viaggio è destinato ai bambini soprattutto e si fermerà al Castagno, dove faremo un laboratorio di disegno sul tema Porrettana. Dopodiché risaliamo sul treno e andiamo a Pracchia. E a Pracchia troviamo 4 autobus che andranno in 4 destinazioni diverse dell'Ecomuseo della Montagna Pistoiese, alla Ghiacciaia del Reno, all'Ecomuseo di Palazzo Achilli a Gavinana, alla Ferriera di Maresca e al Museo del Ferro di Ponte Petri.